Stefano Terigi, siamo in una zona di Lucca, lungo le mura, in una zona un po' industriale. Raccontaci innanzitutto in che zona siamo, poi parliamo del luogo in cui siamo. Vicino a una manifattura tabacchi, una zona dove non c'è niente, dove stiamo per Comunque in centro mettere storico, no? un centro storico, sì. Però è il limitare del centro storico, lungo le Siamo in mezzo a edifici abbandonati, mura. questo compreso ancora per poco. Detto così sembra il Queens di New York, in realtà Sembra non è Brooklyn. esatto, sembra Brooklyn È la qualche Brooklyn di anno fa. Lucca, mettiamola così, dai, un po' più provinciale, ma comunque. Senti, questo spazio cosa sarà? Degli Questo spazio sarà il nostro nuovo progetto anni 20. degli anni 20, esatto, che riprende un po' quella che è una grande tradizione italiana, però in chiave moderna, ovvero una gastronomia vera e propria, dove produrremo pane, pasta fresca, venderemo dei prodotti, dei semilavorati Quindi alla tua e destra, alla nostra sinistra, ci sarà un laboratorio vino. con. Pane, tutto a vista qui, col forno in Sì. fondo, dove Benedetto si riuscirà a esprimere meglio rispetto a adesso. Poi tutta la cucina da dietro, qua ci sarà un Ti bel riferisci a banco. Benedetto Rullo che già si cimenta con la Sì, panificazione al giglio un grande con successo. buoni risultati, quindi avrà qui una struttura più industriale, Esatto, più adeguata. Qua avremo un grande banco con un po' di vetrina e il resto mescita, quindi banco classico, e una parete di pane dietro. Poi la parte di là sarà quindi dietro dedicata. madia di legno del No, una struttura in pane. ferro Ah, in attaccata al ferro. soffitto con le mensole, Col pane che con si tutte vede le insomma pagnotte da chi infilate. cammina dalla strada, Esatto. fa capire un po' quali sono i contenuti. Quindi appena entrati da qua si vedrà il pane, si vedrà il banco gastronomia, tutto del vino là esposto, quindi Quindi ci sarà un po' di staccato. cucinato, di cose che si potranno anche portare a casa? Anche Esatto. con una logica di delivery oppure solo chi viene se le può Per il prendere? momento partiamo senza perché sono tante cose, poi piano piano avremo magari il tempo di mettere a punto tutte le varie declinazioni. E invece in quella stanza che vediamo laggiù a destra, alla tua sinistra. Di qua ci sarà una piccola zona di somministrazione. Con pochissimi tavoli, una decina di tavoli, dove faremo dei pranzi super semplici, basati sulle paste fresche, dove non bisogna pensare, non bisogna spendere tanto. Pranzi di lavoro fatti bene. Quindi qua non ci sarà nessun rischio di, come dire, cannibalizzazione tra il giglio e quest'altro nuovo posto. Sarà Speriamo di no, completamente, dai. avrà completamente la sua La sua autonomia. identità. E poi la sera, durante il fine settimana, partiremo con una formula un po' più semplice, fresca, giovane di sbicchieramento, dove si potranno mangiare anche dei piatti cucinati, nello spirito di libertà totale, insomma. Abbiamo già un prototipo di menù e dentro c'è dallo Xiaolong Bao al pollo fritto, alle insalate piccanti, a mille cose Quindi diverse. versione super semplificata e anche super economica dell'approccio, tra Sì. virgolette, passami il termine, fusion del giglio. Esatto, e la musica sarà molto alta. Ho Musica alta. fatto fare un impianto che spacca le Un po' anche di spazio fuori, perché poi se va tutto bene si apre quando inizierà un po' di primavera, no? Verso febbraio, e poi dopo orecchie. Sì. inizia anche la possibilità di Partiamo stare fuori. con l'inverno con 25 posti a sedere e poi si allarga, se le cose vanno bene. Ci manca solo che tu ci riveli il nome di questo posto. Gigliola, c'è una pagina Instagram. Grazie, buon lavoro e in bocca al lupo. Grazie.